Sono parecchio preoccupato. Devo dire, sì, e non pensavo che lo sarei stato, sinceramente. Perché parliamo di Fallout 76. Allora, hanno già chiarito le cose, o quantomeno, hanno svelato qualcosina. Abbiamo parlato qualche giorno fa sulle ipotesi che potessero celarsi dietro a quel teaser che aveva rilasciato Bethesda riguardante Fallout. E l'annuncio poi è arrivato. Nel senso che si chiama Fallout 76. E da quello che è emerso è un Fallout ambientato prima di tutti gli altri Fallout. Per cui, basato su un Vault che avrebbe come compito primario quello di ripopolare l'esterno, e secondo le voci che circolano, voci, quindi niente di ufficiale, niente di confermato, potremmo essere di fronte a un survival in salsa Fallout. Un survival online in salsa Fallout. La cosa mi spaventa. La cosa non mi esalta. Dico la sincera verità perché parliamo, per chiarire un po' le idee, di un prodotto sulla falsa riga di Rust. Cioè, il survival. Cioè, tu vai, esci, vai, prendi le risorse, torni a casa, costruisci la sedia. Costruisci il tavolo, poi riesci un'altra volta, prendi la sabbia, ti fai la lettiera del gatto, ecco, quel tipo di survival online con altra gente. Io no, ecco, se questo è quello che devono tirar fuori, per me è un no grosso come una casa. No, no. Perché non è il mio tipo di gioco, nel senso io trovo che i survival siano prodotti estremamente interessanti per certi versi, trovo che siano dei prodotti che occupano parecchio tempo, trovo che siano dei prodotti però che ormai sono arrivati qua, cioè ne abbiamo visti troppi, basta, cioè io non sopporto, almeno personalmente, i periodi storici in campo videoludico in cui si fa sempre una cosa, allora c'è stato il periodo degli FPS che sembrava che il mondo dovesse vivere e morire giocando agli sparatutto in prima persona, e vabbè, poi c'è stata la fase quella con i rhythm game e tutti qua a chitarra a suonare, bene, poi c'è stata la fase dei survival e tutti a fare survival, bene, adesso c'è stata la fase dei Battle Royale e mo torniamo indietro ai survival. No, cioè, vi prego, per pietà, no, non c'è. Cioè, il setting, la premessa, il contesto, la situazione è tutto troppo interessante per bruciarselo con un survival online. Per pietà, Bethesda ascolta la nostra preghiera, mia e di tanti altri che poi la pensano come me. Nel senso, credo che Fallout sia una serie che potrebbe introdurre elementi multiplayer, che dovrebbe introdurre elementi multiplayer per certi aspetti, ma non posso neanche immaginare cosa sarebbe un Fallout strappato di tutto ciò che riguarda il contesto ruolistico per essere applicato a un survival, cioè un gioco in cui tu vivi per raccogliere risorse e nel mentre fai qualche cazzatina, nel senso che chiacchieri con uno, gli porti il pane, lui allora ti dà il pesce, e tu porti a casa, ti fai la pescheria. E poi con la pescheria vai in giro a cercare lenze, e con le lenze ti fai la fabbrica di lenze. Cioè, mamma, cioè, mi viene il magone, se mi cadono le braccia e tante altre cose solo a dirlo. E non lo so, non mi piace l'idea, non. C'è qualcosa che. È una di quelle volte in cui io prego tutti i santi che siano i rumor di qualche buffone che per far parlare di sé riesce a mettere in circolo ste voci e che non ci sia un minimo di fondo di verità. Purtroppo, più passano le ore, e sicuramente quando avevo pubblicato sto video saranno arrivate altre conferme, più passano le ore, più gli indizi che vanno in questa direzione aumentano. Per cui la mia è una speranza completamente vana e mi ritroverò il giorno della conferenza Bethesda a piangere in un angolo con la capoccia così, a dire mondo crudele perché l'hai fatto. Ecco, già lo so, per cui non c'è poco da dire. Speriamo solo che magari riescano, ecco, io in questo senso magari mi affido tutte le mie speranze all'amore che provo per Bethesda, augurandomi che un eventuale survival multiplayer di Fallout sia un incrocio fra un survival e quello che è sempre stato Fallout, magari un Fallout 3. Tanto contesto ruolistico, tante scelte, tante quest, tante cose belle da fare, però
Perché se diventa una cosa in cui la componente rolistica è marginale, in cui la libertà di scelta è nulla, per certi versi molto ridotta come è stata in Fallout 4, per me sarebbe una delusione enorme. Certo, ci giocherei perché comunque quando si parla di Fallout io gioco a tutto, non sono tarato ormai nella testa, è una saga che non riesco a levarmi dalla capoccia. E sicuramente riuscirei a farmi digerire in qualche modo anche questo Fallout. Però rimane il fatto che per chi come me è cresciuto con Fallout 3, Fallout New Vegas, che pregava tutto il pregabile affinché fosse qualcosa di nuovo, da quel punto di vista, che fosse magari un titolo sulla falsariga di New Vegas, ma a me sarei fatto piacere pure la remaster di qualcosa. La prospettiva di un survival online mi distrugge emotivamente. Per cui non lo so, mo vedremo che cosa accadrà. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. E niente, ci vediamo alla prossima, sperando bene.